salve a tutti e benvenuti su SissiTube. Oggi non ho voglia di vestirmi, di truccarmi. Sapete che io su questo canale porto tanta verità e esistono quelle giornate dove magari non ci va di truccarci, non ci va di vestirci, vogliamo stare a casa con il pigiamone e questa è una di quelle giornate dove voglio stare con il pigiama, con la vestaglietta, con mille cose. Mi sono fatta una bella tazza di latte, ho messo Harry Potter di sottofondo, fuori piove e ho tanta voglia di parlarvi di libri. Iniziamo subito con Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson. Questo qui è della Delphi e ha un costo di 18 euro per un totale di 182 pagine. Questo qui lo sto leggendo per la challenge November in Crime in collaborazione con le Sisters Books. Sono, diciamo, all'inizio perché ho letto 50 pagine, ma questo libro ha poche pagine, meno di 200 pagine, quindi lo finirò in questi giorni. Per adesso questo libro è un thriller mystery dove c'è la presenza di fantasmi ed è un'ambientazione molto particolare perché ci troviamo in questo enorme castello. Parla della famiglia Blackwood, che è una famiglia molto particolare, e in particolare parla delle due sorelle Blackwood. È veramente molto molto bello, non vi dico di più perché comunque è un libricino piccolino e io comunque sono a 50 pagine su 182, quindi devo continuare la lettura, poi comunque su Instagram vi aggiorno. Adesso passiamo invece ai libri che ho letto interamente. Il primo è di Matteo Losa, Insieme un altro giorno. Questo qui è della Mondadori, ha un costo di 18 euro per un totale di 376 pagine. Per leggere questo libro dovete preparare i fazzolettini. Questo è un gioiellino, io sto anche accarezzando perché è emozione pura. In particolare questo libro parla di due ragazzi, Jay e Barbie, che per motivi diversi si sentono soli, hanno un grande vuoto nella loro vita, qualcosa manca. Per ragioni diverse si sentono perennemente soli, incompresi. Non si sentono come gli altri, sentono che qualcosa manca nella loro vita. Per qualcuno manca il tempo, per qualcuno manca l'amore, però sentono di essere soli per motivi diversi, ma si sentono soli. Questo libro è meraviglioso, non voglio scendere nel dettaglio perché ti fa riflettere tanto, ti fa riflettere sul senso della vita, su quello che è veramente importante. Gli do assolutamente 5 stelline su 5. L'amore è la cosa che lega tutti. È un libro meraviglioso che entra nel profondo, è un libro che ti straccia il cuore. E spero che potrà piacere anche a voi. Il prossimo libro di cui vi parlo è Tenebre e ossa di Leigh Bardugo, Grisha Verse. Questo libro è il primo libro, è il primo volume di una trilogia che viene prima della duologia di Sei di Corvi. Io ho letto Sei di Corvi e l'ho particolarmente apprezzato. Questo qui è un fantasy della Mondadori al costo di 17,90 euro. Per un totale di 234 pagine. Questo libro parla di Alina e Mal. Alina è un'apprendista cartografa, mentre Mal è il suo migliore amico. Questo libro parla appunto del Grishaverse, dove appunto sono presenti i Grisha, che sono delle creature con poteri magici. Anche Alina si scoprirà avere un potere e dovrà imparare a dominarlo, a capirlo e a crescere. Questa è una storia molto molto bella, mi è piaciuta perché la scrittura è molto scorrevole e soprattutto l'autrice mi ha fatto entrare da subito in questa storia. Quando ho letto Sei di Corvi ricordo che la storia mi era piaciuta molto, però avevo un po' di difficoltà, diciamo, a capire tutto quello che stava succedendo, e devo dire che mi è piaciuto molto di più rispetto a Sei di Corvi. Quindi continuerò sicuramente la lettura degli altri due volumi e in generale mi è piaciuto, mi ha tenuto compagnia e devo dire che la protagonista mi è simpatica. Di solito i protagonisti mi stanno sempre sui cocomeri, invece lei l'ho trovata particolarmente intrigante come personaggio ed è per questo che ho dato 4 stelline su 5 a questo libro e sinceramente non vedo l'ora di leggerlo.
leggere gli altri due. Per ultimo abbiamo Step Sister di Jennifer Donnelly, Sorelle di Sangue. Anche questo qui è della Mondadori, ha un costo di 18 euro per un totale di 463 pagine. Ragazzi, con questo libro è amore puro. Amore. È meraviglioso. Io non pensavo che un libro del genere potesse entrarmi così, così tanto nel cuore. Questo qui è un retelling della fiaba di Cenerentola, ma è una fiaba un po' più oscura. Non si concentra però su Cenerentola stessa, ma si concentra soprattutto sulle sorellastre, in particolare su una delle due sorelle, ovvero su Isabel. Il personaggio di Isabel mi è piaciuto tantissimo, l'ho amato. Inizialmente abbiamo il personaggio di Isabel, di questa sorellastra, che vuole accontentare a tutti i costi sua madre, renderla felice, orgogliosa di lei, quindi decide di tagliarsi le dita dei piedi pur di entrare in quella benedetta scarpetta di cristallo. Dopo però, appunto, sappiamo Cenerentola come finisce, nel senso che si viene a scoprire che appunto lei si è tagliata il piede pur di entrare nella scarpetta, viene scoperta e la sposerà il principe, e da quel momento tutta la storia è incentrata sul personaggio delle due sorellastre, che rimarranno nella loro casa e vengono odiate da tutto il villaggio. E da lì si vedrà una crescita di Isabel meravigliosa, spettacolare, e c'è tutta una storia di chance, di possibilità, di amori, e Isabel tenterà di cambiare il suo destino e di salvare quello di tutti gli altri. E è un libro meraviglioso, pieno di amore, e ti fa capire tante cose per quanto riguarda la bellezza, l'amore, l'amicizia, le nostre vere passioni. L'ho amato, ragazzi, ho amato questo libro e do 1000 stelline su 5, perché è veramente uno spettacolo. Peccato che non c'è un seguito, oppure che non faccia parte di una serie, perché io l'ho amata profondamente. Tra l'altro ho anche messo un'orecchietta qui, tanto che mi è piaciuto, perché diceva una cosa molto bella che ho voluto ricordare. E però non ve la leggo perché potrei farvi spoiler, ho appena letto. Comunque questo libro è pieno di frasi meravigliose che fanno riflettere, quindi ve lo consiglio con tutto il cuore. Benissimo, queste sono le mie letture di questi ultimi mesi. Mi raccomando, voi qui sotto scrivetemi i libri che state leggendo e che cosa volete leggere, e presto arriveranno tanti video sul canale anche a tema natalizio, anzi soprattutto a tema natalizio. Vi aspetto nei commenti. Ciao.